Bene, uno, oh, che brava! Ecco mamma! Che brava! Aspetta! Adesso mamma! Vado! Ferma lì. Quindi, no, però magari. No. Così ti attacchi a questa, mamma. Vuoi venire un po' più avanti? No, non avevi paura. Vuoi infilare i piedi? Stai tranquillo. Allora, papà. Devo mollarla perché devo pagaiare io. Se vuoi sederti centrale, vieni, siediti qua con la mamma. Mi siedo io. O se no lo facciamo sedere sul sassicciato quello davanti. Questo? Sì. Siediti lì, io mi siedo qua, papà. Qua. La mamma ti metto la mamma. Però... Mamma, vuoi andare là? No, mettiamo la mamma? No, prendi qualcuno. Qual è il problema, Nando? Che problema? Si sente. Le gambe così non riesco a stare di metodo così. Nando vuole sedersi, si mette però rivolto verso la mamma. No. Pulo un po' più in qua. Devi sederti più avanti. Un po' più avanti. Ancora? Perché sei un po' indietro. Là. Adesso. Ci sono quattro tasche. Scegli quella da mettere per stare più comodo. No, però ti aiuta, papà, tira con quella mano. Nando deve sporgersi, si deve sporgere. Siamo? Vai. Grazie. Perché la pagaia ti aiuta a fare... ci vediamo giù. Vabbè, dai, l'abbiamo fatta l'altra volta. Tanto è un favore di... Ma vuoi qua? Attaccarti a me, preferisci? No, qui voleva che infili i piedi, ci stai seduta vicino a me. Va bene, Nando. Mette bene i piedi sotto. Questo no, di qua, quei piedi lì di qua, mamma. Sì, quest'altro di qua e l'altro qui dentro bene e attaccati a me. Bon. Attaccati il mio giubbotto. Goditi. Tutto bene, Nando? Non l'ho spruzzato, vero? Tutto bene, papà. Goditelo, papà, che non cadi dentro, non preoccuparti. Se anche cadi, ti prendiamo tutti. Papà, vuoi sederti qua in centro? Basta, Francesca, non succede niente. Lascialo rilassare. Lasciala, si rilassa adesso. Dai, si è seduta qua, si è attaccata a me. No, ma lui, sei tu? Che... Sì, sono io che dobbiamo fare il panoramico. Esatto. Per guardarci, ecco, godiamoci il panorama. Ah, beh, giusto. Quello volume. Però nonostante questo, io hanno girato loro che sono. Esatto. Non che le donne siano meno forti, però li hanno girato voi e tre. Sì, ma noi facciamo tanto movimento, tanto cozzute sono loro. Prendiamo la di gelato o ti sento bene. La guidava bene.
strade che pagai, tieni lassù tu, non preoccuparti. Goditi il paese. Faccia finta. Guarda che dipendente, sta riprendendo tutto, dunque dopo si pagai al cinema. Andrea, con la telecamera. Noi che non facciamo niente. Scusate, giro le spalle, Aida. Grazie, mamma. Stop. Sì, qua ha detto che non serve niente infilare dentro i piedi. Allora sì, guarda, è un piacere. Perché non serve? Perché comunque stanca qua, che le fa l'oppa. Allora, poi può anche allungare le gambe. Infatti, sì. Ecco, sono meglio. Però le anche ormai che ha... Allora oggi faremo 9 km di percorso. In questi 9 km passeremo anche sotto a 11 ponti di Verona e faremo anche 3 soste in questi 9 km. La prima la faremo appena passati il primo ponte, che era il ponte dei Savall, e poi è stato rinominato però in onore al 150° compleanno dell'Unità d'Italia, Ponte dell'Unità d'Italia, così per mettere d'accordo un po' tutti quelli che dicevano che era Ponte dei Savall, ma alcuni anche dicevano che era Ponte del Famila, perché c'è il Famila qua vicino. E dopo la seconda sosta la faremo sotto il ponte di Castelvecchio, vediamo o sotto o al circolo degli ufficiali, vediamo qual è la zona ideale. E la terza invece la faremo alla dogana dei Filippini, che è di fronte all'ex questura, sì, vicino alla anche alla chiesa di San Ferro. E poi da lì ci mancherà l'ultima parte, che andremo sempre zona un po' più tranquilla, verso la parte sud, parco sud. Ti attacchi a Paolo quando facciamo le raccoglie. Questa prima parte è un po' calma, sì, calma, tranquilla, in senso che non ha molti cambiamenti a livello dell'acqua. Siamo anche tra due dighe, di cui la prima è quella del Chievo, sia diga che anche ponte pedonale o ciclabile. C'è anche qualche motorino che passa, che invece non dovrebbe passare, però sì, ci passa. E l'altra diga invece è la diga del Piestrino, che è quella di vicino a Porto San Pancrazio, perché era Porto San Pancrazio. E la troveremo, ma non la vedremo, perché si troverà circa 500 metri dopo il nostro arrivo al boschetto. Come inizio questa prima parte, oggi è anche scesa un po' l'acqua, perché se guardate è scesa quasi di mezzo metro. Sì, era più alta 2-3 giorni fa. Ieri e già anche ieri c'era un bel livello, si vede ancora il segno dell'acqua dove era arrivata l'altro ieri, e l'acqua era anche molto più marrone. Più fangosa. Un altro del terreno che ha trasportato giù dalle montagne di Trento e di Trento e di Val di Sole. Qui, siccome potete vedere, sono tutti i resti delle varie piene che quando aprono le paratie dopo mollano giù un po' di tronchi, abili, come argini e come rive, sono tutte semi naturali. In quanto decisero poi di si giri un po', guardi un po', in quanto si trovavano dai. No, belli gli occhiali, si trovavano sempre di più, non le prende con gli occhiali, dove era che sguardo, che bello. Del materiale che arrivavano dall'ate, per cui ti resta molto più più stabile. Sì. Che solitamente noi abbiamo il caschetto volto con avete il caschetto Non volevi
città a metà, andando poi a proseguire quindi da via aspettate un secondo che ci fermiamo. Stop, stop, stop. Andiamo tutti avanti, tutti avanti. Raccontava che quando l'hanno protestato dopo sono scappati via perché avevano paura di entrare. Siamo leggermente indietro. Risalita con le pietre e blocchi di pietra che servivano per portarli nella piazza Bra. Allora in questo modo qua, utilizzando la spinta già della corrente, quindi verso a valle, arrivavano con queste pietre fino in piazza Bra, scaricavano le pietre e poi da lì riuscivano le imbarcazioni verso il corso principale. Posso scendere? Sì, sì. Scendi. Questo appena dopo la dogana, appena dopo Ponte Aleardo, dopo vi farò vedere dove usciva la digetto. Thank you.
sabbia. Per avere anche ucciso suo fratello, per avere non so bene quello che chiede della città. E... ma oltre a quello, okay, non era molto tranquillo come erede, perché ma è gelida, gelida a forza di richiedere svariate tasse per i vari mestieri che i cittadini vivevano con il fiume, ma non solo, ma anche per le botteghe, le varie avanti, avanti, che prendiamo la bellondina. Dai Nando, veloce qua. Pronti? Via! Via! L'altra volta no? Sì, l'altra volta. Siamo andati l'altra volta noi quattro. E... stop! Stop! Ma che la c'è mia? No, ma è che stai finendo. Cos'è? Cos'è? Ma cos'è? Ah! Ed era un ponte che, oltre ad essere un passaggio per mezzi pesanti, era anche a pedaggio, in quanto chiunque voleva passare, anche gli svizzeri volevano fare casse, insomma, per la costruzione centrale, quella più grossa in mezzo via. Onda non onda! In mezzo! Onda. Dai Mary Pagaia! Non direzionatelo voi il comune! No. Fai tu! Sono a pagaiare in avanti, non direzionatelo voi! Va bene! Piano pagaia. E stop. Oh. L'ultima piena che ci fu a Verona, questo nel 2012 mi sembra, 2010. L'acqua stava quasi quel segno iniziando là a passare sotto il buco. Sì, ecco. E i primi giorni qua la gente aveva un bloccato, c'era il ponte sopra che tremava. Pensa te. Da quanta pressione c'era. Pronti? Pronti? Avanti! Via! Sì, avanti! Lascialo così, non girarlo. Fermo papà, fermo, tira sulla pagaia. Stato riconosciuto a livello mondiale. Ma la città li ricorda poi per il suo gesto, dopo che morì, la città lo ricorda dedicandogli a questo lungaggio che parte da Pontenavi fino a Ponte Nuovo, che è via Bartolomeo Rubele, e le scuole elementari che si trovano a
si trova nella piazza Isola. E vedersi stato sul ponte, non so. E lì poi anche il suo quartiere dove abitava, il suo paese che abitava lì da Valpantina, lo soprannumerarono il leone della Valpantina. Ora siamo quasi arrivati alla dogana. Volete scendere e andare su? No. O proseguiamo? No, proseguiamo, andiamo. Proseguiamo pure. Vediamo tutta la città completamente. E quella lì? Quella lì. Quella lì? Proprio l'uscita della Digeto che tagliava tutto in mezzo la città. In questo modo qua poi si rinseriva sul corso principale e riprosegue. Sono fermato. Dove vuoi passare, Paolo? Quella più bella. Quella bella. Quale vuoi prendere? Quella bella andando. La seconda è quella più bella. Vai, 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 vai. Vai. Dall'altra parte. Non frenarlo! Non frenare! Non frenarlo, avanti, avanti! dall'alto si vedeva, sì, era, sai, negli isolotti che si formano sui piloni, sì, era, sì, lì Ponte Catena, pure un, sì, passeggiando, era d'acqua, sì, sì, perché era in mezzo all'Adige.
Ma quelli da Taranto non vivono nell'acqua? No, quella lì era d'acqua perché era proprio nell'isolotto, sulla riva, mezza in acqua, insomma. E quelli da terra sono una specie protetta, anzi, sì. Ti beccano che ce l'hai in casa e non li hai dichiarati. Sì, sì. Prendi delle multe che sono salatissime. Cosa, delle tartarughe? Sì. E stop! Bene, dov'è che le abbiamo viste? Siamo andate nell'isola, vicino a Zanzibar, che è bellissimo, quella enorme. Stone Town. Sì, bellissimo. Sì, avevano gli anni scritti sulla parata. Enormi però. Ecco. Siamo arrivati. Il punto più spettacolo. Secondo me andiamo qua. Non pensavo, ma... Scusami. Grazie. Aspetta. Se riesco a rimettermi l'infradito, sto litigando con l'infradito. Se non vuoi che te la spezzo la bandiera, la lancio là. No, no. Lasciate pure dentro il gommone. Grazie. Prima la mamma. Vuoi che te la tengo? No, venga Ida, venga da me. Su. Venga da me. Prima te di qua. In piede. Bravissima. Adesso vi do una mano, Sto ferma lì. Bravissima, giù! Oppala! Se la fa salire su? No, non ce la fa. Aspetti. Buono. Perfetto. La mette in piano? In piano? Adesso venga qua Rosanna. No, aspetta. No, grazie.